Buonasera, 1.07, cominciamo quest'ultima edizione col vertice di Bruxelles che si occupava della Brexit e che si è chiuso questa sera. È stato concesso dai 27 paesi dell'Unione Europea alla Gran Bretagna, è stata concessa l'estate di tempo fino al vertice che si terrà poi a Bratislava a settembre per fare ordine nelle vicende interne e avviare le procedure per l'uscita dall'Unione. Nel documento finale 27 hanno ricordato a Cameron che prima non ci sarà alcun negoziato, ma la Brexit non è stato l'unico argomento in discussione, c'è stato infatti anche un botta e risposta tra la cancelliera tedesca Merkel e il presidente del Consiglio Renzi sul tema degli aiuti alle banche. Renzi aveva chiesto più flessibilità, Merkel ha risposto che non si possono cambiare le regole ogni 2 anni, nessuno di noi vuole cambiarle, ha replicato Renzi. Le regole sono state cambiate l'ultima volta nel 2003 per consentire alla Francia e soprattutto alla Germania di superare il tetto del 3% del PIL. C'è anche un medico tunisino tra le vittime dell'attentato di Istanbul. L'uomo era partito, era diretto in Siria per andare a cercare di ritrovare il figlio che si era unito ai combattenti dello Stato islamico. Proprio gli uomini dell'ISIS sono sospettati per il massacro nell'aeroporto di Istanbul, anche se manca ancora una rivendicazione, ma anche la CIA è ormai convinta che siano stati proprio gli uomini di al-Baghdadi ad organizzare l'attacco. Inoltre, i servizi segreti turchi avevano lanciato l'allarme una ventina di giorni fa, si temevano attentati proprio nei giorni del Ramadan. Barack Obama ha chiamato il presidente Erdogan offrendo collaborazione per il rafforzamento nelle misure di sicurezza e per lo svolgimento delle indagini. E lo avete visto poco fa, Matteo Renzi in diretta Facebook con i cittadini ha rassicurato non c'è nessun timore per il referendum costituzionale di ottobre, nessuna preoccupazione per la mozione con cui la sinistra italiana chiede la modifica della legge elettorale che sarà discussa alla Camera a settembre. Di mozione dell'opposizione ce ne sono tante, ha minimizzato Renzi che ribadisce di non voler rivedere l'Italicum. Mi scrivono di cambiarlo e a me lo dite, ironizza, ma la minoranza del PD va in pressing, convinta che la revisione dell'Italicum come ormai non sia più un tabù neanche per i renziani. Un'apertura sulla legge elettorale renderebbe più semplice il percorso del referendum, ha ricordato Gianni Cuperlo. A 5 mesi dall'uccisione di Giulio Regeni, il Senato ha approvato un emendamento che blocca l'invio di pezzi di ricambio per gli aerei da combattimento F-16 all'Egitto. L'emendamento Regeni, così è stato chiamato, non è un atto ostile, ha chiarito il relatore del provvedimento, ma un modo per tenere sotto pressione il governo egiziano, accusato di non collaborare alle indagini per scoprire chi abbia ucciso il ricercatore italiano. Da tempo i genitori di Giulio chiedevano una presa di posizione forte da parte del governo che si è rimesso al voto dell'Aula. L'emendamento, passato con 159 voti e la dura opposizione del centrodestra, sarà inviato alla Camera per l'approvazione definitiva. E a proposito di Egitto, cominciano ad arrivare delle informazioni importanti dalle scatole nere dell'aereo precipitato durante il volo da Parigi al Cairo nel Mediterraneo, con 66 persone a bordo, scatole nere che sono state ritrovate da pochi giorni, inviate in Francia per la riparazione, e i primi dati dicono che è vero, c'era del fumo a bordo nell'aereo precipitato. E arriverà poi domani ad Augusta il relitto del peschereccio, naufragato il 18 aprile dello scorso anno nel canale di Sicilia. Quel giorno morirono più di 800 persone, erano rimaste nella maggior parte intrappolate nella stiva della nave. Fu una delle peggiori tragedie del Mediterraneo. Solamente 28 persone si salvarono. Dopo numerosi tentativi falliti, il relitto è stato agganciato e bloccato a 370 metri di profondità all'interno di un modulo galleggiante e poi portato lentamente in superficie. Poi è stato caricato su una chiatta e congelato nell'azoto liquido. Ad Augusta verranno estratti i corpi, portati in una tensa struttura dove si procederà all'identificazione per dare un nome a ciascun migrante. Un impegno che fu preso dal governo e portato a termine da una task force costituita dal Ministero della Difesa e guidata dalla Marina Militare. Un'operazione costata 20 milioni di euro. Domani gli europei di calcio entrano nella fase decisiva del primo quarto di finale. La partita vede contro Polonia e Portogallo nel ritiro dall'Italia. Intanto è arrivata la conferma di forfè di De Rossi e Candreva. Lo staff medico comunque tenterà sino all'ultimo
di recuperare il centrocampista della Roma. Nello schieramento che sabato sfiderà la Germania è sempre più probabile l'inserimento a centrocampo dello juventino Sturaro. I giocatori italiani ritroveranno Mario Gomez, attaccante della Fiorentina per 2 stagioni. Per me affrontare gli azzurri avrà un sapore speciale, ha detto. Non ho nulla contro l'Italia, ma stavolta abbiamo le carte in regola per vendicare sportivamente le molte sconfitte subite dalla Germania, sia ai mondiali che agli europei. 1.12, ci fermiamo qui, l'informazione torna domattina alle 7, arrivederci, buonanotte.